Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rob Politic. In questa puntata abbiamo come ospite l'assessore al commercio, Helen. Helen, innanzitutto ti ringrazio per essere qui, come stai? Grazie a te, tutto bene, grazie. Vorrei iniziare l'intervista magari togliendoci il primo dente, no? L'argomento un po' più scomodo, sia il mercato. Abbiamo sentito anche questi ultimi giorni comunque che c'è una movimentazione su questo tema, su questa tematica che va avanti da quando è scoppiata la pandemia. Molti commercianti si stanno battendo, soprattutto quelli di Corso Roccomeaglia, del fatto che vorrebbero ritornare dove la posizione originale del mercato, ossia con il centro. Visto che ormai tutti penso che siamo d'accordo sul fatto che vogliamo il mercato in centro, però dall'altra parte ci saranno delle motivazioni e se tu vuoi spiegarcele dettagliatamente, grazie. Certo, grazie anche per questa domanda perché è comunque un'occasione per me e per l'amministrazione di spiegare ancora meglio e far capire quali sono le ragioni. La rabbia dei nostri operatori è assolutamente comprensibile, la preoccupazione altrettanto. Diciamo che la mobilitazione che abbiamo percepito in questi giorni, con anche delle dichiarazioni molto forti da parte dei nostri operatori, è legata al fatto che è vero che è terminata l'emergenza, ma purtroppo abbiamo dovuto prorogare la posizione attuale. La motivazione in realtà è molto semplice, diciamo che dopo la Piazza San Carlo e le applicazioni più stringenti della normativa Gabrielli in tutti gli eventi e anche pian piano nei posizionamenti di mercato, che in fondo sono l'evento settimanale della città, per noi anche bisettimanale, ma sono di fatto considerati come degli eventi, è stato necessario iniziare ad adeguare i piani di sicurezza. Lavoro che in realtà avevamo iniziato a fare pre-pandemia, con la presa d'atto delle posizioni che avevamo a disposizione, l'analisi delle prime criticità. Poi in realtà il tutto si è sospeso per ovvie ragioni, perché la pandemia ha portato l'attenzione ovviamente ad altri temi più contingenti, ma nel frattempo abbiamo ricevuto tra l'altro due perizie di tecnici abilitati che ci dimostravano l'impossibilità di rispettare la normativa generale richiesta anche dai vigili del fuoco con una circolare specifica dedicata ai mercati, per cui non abbiamo quasi nessun punto del nostro mercato del centro storico, quindi via Ivrea e due controviali, i metri di passaggio adeguati per i mezzi d'emergenza, in particolare proprio per i mezzi dei vigili del fuoco. Ovviamente questo ha creato del malcontento e ti posso dire anche nell'amministrazione stessa, sfato un po' un mito, credere che l'amministrazione abbia interesse a togliere un evento settimanale che comunque porta vitalità al nostro centro è scorretto, però l'amministrazione ha anche il dovere di rispettare le normative, quindi garantire i servizi alla città nel rispetto delle normative. Quello che questa movimentazione di questi giorni ha portato di positivo in realtà è un'ulteriore collaborazione che avevamo già iniziato con le rappresentanze sindacali dei nostri operatori ambulanti, tutte e tre le rappresentanze, GOIA, FIVA e ANVA Confesercenti, con cui abbiamo già iniziato a lavorare sia nel cercare strategie per il rientro, sia nel definire il piano B qualora non si trovino. Un compromesso, diciamo. Esatto. Ora l'impegno di questi ultimi giorni è stato, anche con l'aiuto delle associazioni, in particolare l'incontro avvenuto con il GOIA, è stato l'impegno ulteriore a cercare un contatto diretto poi con il comando di Torino dei Vigili del Fuoco per capire se è possibile studiare un piano di evacuazione credibile che garantisca la sicurezza sia agli operatori, alle bancarelle, qualora succeda qualcosa nel giorno di mercato alle bancarelle stesse, sia poi agli abitanti del centro storico, che comunque devono avere la possibilità di essere soccorsi in qualunque caso. Quindi ci attiveremo per ulteriori contatti. I primi contatti che avevamo avuto col comando di Torino ci avevano in realtà rimandato alla normativa, per questo avevamo richiesto dei pareri tecnici per cercare di capire come anche eventualmente reimpostare, fare piccole modifiche, ma cercare di tenere il mercato nel nostro centro. Quello
Qualora noi riuscissimo, e io ho visto il Goya molto determinato, ad aiutarci anche a creare questi contatti, qualora noi riuscissimo ad avere l'avallo per rientrare in centro, saremo assolutamente d'accordo. Questo è quello che ha in qualche modo, come dire, fermato l'intenzione dei nostri operatori di manifestare il sabato pomeriggio, il sabato santo prima di Pasqua. La loro esigenza era quella di dire: noi vogliamo tornare ai nostri posti, e quando hanno capito che è un'intenzione condivisa hanno scelto di non manifestare proprio per cercare di lavorare insieme. Questo trovo che sia insomma qualcosa di molto positivo. Lavoro che faremo sicuramente insieme, anche le altre associazioni sindacali ce l'hanno garantito, qualora non si trovassero delle strategie e occorresse definire un piano B che tuteli anche e soprattutto gli operatori che si trovano poi in fila unica nell'ultimo tratto di Corso Rocco Meaglia, che quindi si allontanano dalla piazza. Una delle regole un po' delle piazze mercatali è quella di creare più, come dire, più concentricità possibile, quindi di non avere dei rami che si allontanino troppo, proprio perché il sistema è circolare, quello del mercato, quindi più riusciamo ad avvicinare, ad avere una strategia credibile, più gli operatori saranno tutelati, perché parliamo sempre di famiglie che devono giustamente portare lo stipendio a casa, e quindi è un problema veramente molto serio con cui ci stiamo scontrando. Sì, diciamo che il tema della sicurezza è sicuramente la tematica principale. Assolutamente. E volevo chiederti, penso che tu queste argomentazioni le abbia portate anche in consiglio, no? Abbiamo sentito comunque le opposizioni riportare giustamente anche la voce degli ambulanti, a volte anche magari cavalcando l'onda o strumentalizzando la cosa, per magari attaccare l'amministrazione su un punto magari nevralgico e molto debole. Tu come hai visto queste dichiarazioni? Come un fatto di strumentalizzazione oppure come cercare di collaborare e trovare una soluzione tutti insieme? Ma allora, che dire, è chiaro che la minoranza ha il ruolo per definizione di come dire, sollecitare la maggioranza a operare in certe direzioni. È chiaro che la volontà è condivisa, quindi io non riesco a vedere una reale contrapposizione. Certo, come ho detto anche ai nostri operatori, certi epiteti li eviterei proprio perché non vogliamo lo scontro, ci sono state anche parole molto forti, ricostruzioni alle volte travisate, ma non per mancanza di, come dire, di fiducia reciproca o cosa, ma forse proprio per delusione, per rabbia, e quindi alle volte ci si fa qualche, passami il termine, ci si fa qualche ricostruzione un po' particolare su quella che è stata la realtà dei fatti. Certo è, e questo sono io la prima che l'ha detto diverse volte agli operatori, aver avuto una pandemia che in qualche modo ci ha obbligato a spostare, perché avevamo bisogno di contingentare gli ingressi, eccetera, quindi eravamo obbligati a fare quelle operazioni in un momento in cui non era ancora, non avevamo ancora scritto nero su bianco che sarebbe stato un problema rientrare in centro. Quindi io non ti nascondo, per me che ho piacere di camminare a testa alta e di guardare le persone in maniera diretta, non è stato piacevole dire lo spostamento è temporaneo e poi trovarmi anch'io bloccata per il rientro, perché è una questione anche di coerenza. Insomma, di coerenza, di rispetto anche della parola che si dà, anche perché la delibera parlava di stato emergenziale. Devo dire che in realtà una circolare del Ministero degli Interni ha chiesto di mantenere le posizioni contingentabili fino al 1 luglio, perché comunque il termine dell'emergenza è vero, ma sai bene che casi che schizzano, che non schizzano, quindi chissà quale sarà ancora, sì, la formula di controllo. Potremmo rientrare. Speriamo di no, perché speriamo di no, però noi abbiamo questa circolare, ma non abbiamo voluto far riferimento a quella circolare perché sarebbe stata davvero per noi una presa in giro. Quindi prendiamo atto del fatto che abbiamo questa documentazione, la affrontiamo. Gli operatori si sono un po' preoccupati perché abbiamo cominciato a lavorare sulle graduatorie, quindi hanno visto davvero la possibilità di dover vedere un piano B. Per quel che riguarda i momenti di consiglio, in consiglio, come dici tu, ho sempre dato questa risposta e credo che sia sempre stata esaustiva. La sollecitazione, come giusto che sia, delle minoranze è stata quella di cercare altre vie, altre strade, altre soluzioni, cosa che sento di dire che stiamo facendo, altrimenti avremmo già definito il posizionamento da tanto tempo. Non è una questione di indecisione, ma una questione di lavoro costante per trovare una soluzione
diversa, perché quella attuale non la condividiamo anche noi, altrimenti saremmo già definitivi almeno da un anno, ma proprio per essere generosi. Questa tematica qua l'abbiamo analizzata, direi, molto dettagliatamente. Vorrei cambiare un attimo discorso, che si ricollega anche ovviamente al mercato, è quello del distretto commerciale, sì, di Varoro. Sì. Innanzitutto ti chiedo di dare una definizione di distretto commerciale, perché magari molti ne hanno sentito parlare, però non sanno di che cos'è, in concreto cosa sia. Sì, allora, il distretto urbano del commercio, i distretti urbani del commercio sono uno strumento nuovo per il Piemonte, perché devo dire, ecco, io trovo che Regione Piemonte abbia avuto una grande lungimiranza nel proporre questo strumento proprio in un momento di pandemia, in un momento in cui magari ci si poteva concentrare su altro, ma è stata la risposta che la Regione ha pensato per supportare il commercio proprio in un momento di così grande difficoltà. Lo strumento di distretto è quello strumento in cui si cerca di mettere in relazione in maniera di pura collaborazione, one to one proprio, il pubblico e il privato. Quindi abbiamo la collaborazione dell'ente pubblico, che è il comune, dell'associazione di categoria commerciale più rappresentativa, che per la nostra città è ASCOM, e con questa collaborazione cercare di creare una rete di partner che lavori tutta nella stessa direzione, ovvero quella del rilancio commerciale della città. Ho frequentato diversi corsi, webinar, letto libri, eccetera, anche io per capire bene che cos'è questo distretto, perché di fatto era già avviato in alcune regioni, Veneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Puglia, ma in Piemonte non è ancora uno strumento nuovo che dobbiamo anche assimilare a livello di metodologia di lavoro e quindi imparare un pochettino a capire come utilizzarlo. Si è soliti lavorare, il pubblico lavora in un modo, il privato in un altro, ci si scontra quando i tempi non sono gli stessi, invece qui l'idea è quella proprio di collaborare per raggiungere degli obiettivi. Gli obiettivi che noi abbiamo trovato interessanti del distretto riguardano sì il rilancio commerciale, ma in generale quello cittadino, per quello interessante e coinvolge più attori. Perché si passa proprio da un rilancio legato all'attrattività, al potenziale turistico, si parla di cultura, di sport, di scuola, quindi nel distretto c'è sì supporto al commercio, ma cominciando a capire che il commercio non può farcela da solo. Forse tempo addietro il commercio era la forza trainante che tirava sulle città, adesso serve mettere in rete tutti gli elementi per ritrovare le città al massimo splendore, ecco. Ecco, diciamo che spesso negli ultimi anni si è attaccato molto il commercio di Rivarolo, magari anche il tuo ruolo. Io in primis, vedendo un po' la situazione pandemica, spesso abbiamo attaccato, diciamo, il commercio di Rivarolo. Però comunque negli anni, cioè nell'ultimo anno, abbiamo visto le realtà innanzitutto rimanere solide, e si pensava che si dicevano catastrofi commerciali, tutti avrebbero chiuso, invece alla fine abbiamo visto nuove aperture e tutto. E questo, cioè, come si può spiegare obiettivamente? Perché comunque è un dato molto, molto interessante il fatto che il commercio abbia resistito così bene, anzi si stia anche riprendendo molto bene. Molto bene. Sì, devo dire la verità, quando ho iniziato il lavoro con i distretti del commercio, la prima parte è stato tutto un lavoro di analisi, anch'io sono partita con tanta preoccupazione sì per la pandemia, ma ce lo siamo anche detto, anche legato al fatto che il commercio di Rivarolo è abituato a essere a un livello molto molto alto e non ci si accontenta, e un po' mi viene da dire non ci si accontenta mai di casa propria, no? Perché si vuole sempre di più, ed è giusto che sia così, perché credo che sia anche questo uno di quegli elementi che ci porta a salire e a pretendere sempre di più dalla nostra realtà, non accontentarci. Vero è che nei momenti di analisi, quando ci sono stati anche dei momenti di confronto con gli altri sistemi del commercio, abbiamo potuto notare che il nostro commercio ha tenuto in una situazione incredibile. C'è da dire che adesso, dopo la pandemia, c'è un'ulteriore difficoltà del caro energia, quindi non siamo ancora fuori pericolo, però come hai notato bene tu, siamo sempre
in positivo con le aperture, abbiamo nuovi locali, abbiamo delle somministrazioni di altissimo livello che generano comunque attrattività e questo porta di nuovo un dialogo tra l'abbigliamento e la somministrazione, quindi abbiamo un livello molto alto in realtà su Rivarolo e credo che questo sia quello che fa la differenza, il livello dei nostri commercianti. Certo è che si può sempre fare di più e certo è che in qualche modo l'hai anche raccontato tu diverse volte, quello che può essere l'intervento dell'ente pubblico è quello di migliorare l'attrattività cittadina in genere, perché in realtà i nostri commercianti fanno già tantissimo, abbiamo delle vetrine che non hanno nulla da invidiare alle vetrine di Via Roma, del centro di Torino. Ci sono persone che arrivano da fuori che dicono wow, ma Rivarolo è davvero bella. E questo noi tante volte non lo diciamo perché sappiamo che può essere ancora più bella ed è giusto puntare sempre più in alto, questo sì. Sì, sicuramente, cioè nel senso, secondo me la tenuta è dovuta anche soprattutto al lavoro di questa amministrazione, sicuramente, perché la politica comunque è decisiva e determinante. Invece su un punto debole su cui magari, a mio parere, vorrei soffermarmi, è magari diciamo, l'organizzazione di eventi, che però non è legata solo al tuo assessorato, ma anche a un altro assessorato. E diciamo che spesso, secondo me, si è usata la scusa della pandemia. E adesso sei vestita di rosa, quindi tra poco passerai il Giro d'Italia ed è sicuramente un inizio, potrebbe essere un inizio, diciamo, una svolta, tra virgolette, perché si è investito tanto e sicuramente sarà un evento importante, perché non è la tappa di arrivo, è la tappa di inizio, però comunque rimane sempre un evento importante. E ti chiedo se avete già in mente qualcosa, se avete in mente come organizzare le giornate prima e dopo il Giro d'Italia e poi se c'è magari un progetto futuro sull'organizzazione di eventi in generale. Assolutamente, è corretto quello che dici, noi dobbiamo puntare a rilanciare gli eventi cittadini, che in realtà non è che non ci siano, ma spesso dobbiamo investire di più in generale nella strutturazione degli eventi e anche soprattutto nella pubblicizzazione degli stessi, perché è fondamentale, perché a volte abbiamo dei gioielli che non raccontiamo e questo è quello che magari genera quel poco movimento. Quindi abbiamo dei momenti in realtà, delle stagioni al Castello Malgrà, che è di nuovo uno degli obiettivi principali, il rilancio del Castello Malgrà è proprio una delle schede del nostro distretto, perché è un punto di riconoscimento che in realtà ha degli eventi veramente deliziosi, fa sempre il pienone, eccetera, ma sono realtà che raccontiamo poco. Quindi sicuramente questo è un punto su cui lavorare. Abbiamo iniziato proprio tramite le operazioni di distretto a riprendere una collaborazione attiva anche con Turismo Torino, che può aiutarci nell'aggancio anche con Torino, questo è fondamentale. Per quel che riguarda il Giro d'Italia, hai centrato sicuramente il tema, è un grandissimo evento sportivo, ma che non tocca solo lo sport, perché in realtà permette una visibilità di territorio incredibile, perché dalle riprese a comunque il coinvolgimento cittadino nella partenza, eccetera, ci permetterà di dare grande visibilità a Rivarolo e non solo, anche ai territori limitrofi, e per questo è chiaro che più si investe su un palinsesto di eventi e più questi eventi daranno una ricaduta, ma non solo all'evento in sé, non sarà solo la giornata del 22 maggio, ma è quanto si parla di Rivarolo in questi mesi, quanto si sta parlando di Rivarolo in questi mesi e quanta visibilità stiamo dando alla città. È stato bello perché di solito giustamente raccolgo gli elementi di critica anche quando passo dai nostri commercianti, quando tra la gente è giusto raccogliere gli elementi di critica perché è quelli su cui poi si deve lavorare. Dopo la giornata di presentazione della tappa, anche i commercianti che di solito mi pestano un po' di più erano veramente soddisfatti dalla gente che c'era a Rivarolo. Era sabato pieno, le persone si fermavano, chiedevano e non sono stati solo in Piazza Garibaldi, ma si sono vissuti tutta Rivarolo. Il palinsesto di eventi da qui al 22, anzi in realtà a fine maggio, perché sarà un maggio totalmente pieno di eventi, è stato già impostato, c'è ancora qualcosa in via di definizione e anche lì andremo a toccare
le più svariate possibilità, avremo i mercatini, avremo un grande lavoro della Proloco che inviterà l'associazione Fabbri nell'Anima, portando anche quindi questa 3 giorni di lavorazione del ferro in piazza Litisetto e permettendo di venire a vedere veramente l'opera di artigiani che poi lasceranno la loro scultura alla città. Avremo il biciclettate che serviranno a far riscoprire le nostre frazioni grazie alla Proloco, avremo FIAB del Canavese che creerà, come ti dicevo prima, un collegamento tra territori, quindi 3 castelli, dal Malgrà ad Agliea, a San Giorgio, le cicloturistiche organizzate dalle nostre società sportive e poi prima del giro una grande notte rosa con i nostri commercianti che saranno protagonisti dell'evento e sono già molto molto carichi e sono in fibrillazione. Cioè, il commercio di nuovo al centro in questo giro d'Italia. Sì, sì, sì. E volevo volevo anche sottolineare il fatto che comunque è stata anche un'occasione per diciamo, abbellire la città a livello di infrastrutture. Abbiamo visto in questi giorni che comunque si sta lavorando molto per il rifacimento delle strade, soprattutto nelle frazioni, e quindi sicuramente è stata anche una bella occasione anche per quello. Sì, anche se spesso poi si crede che il giro porti più cose di quelle che porta. Ad esempio ci sarà un abbellimento in collaborazione con l'assessorato dei lavori pubblici della Via Ivrea con delle fioriere, ma questi sono fondi del distretto commerciale che verranno messi dopo Pasqua. Tutti penseranno che siano legati al giro, ma in realtà sono fondi ottenuti grazie a un finanziamento della regione. Sì, forse prima non mi sono soffermato tanto, volevo chiederti se c'era magari già qualcosa di concreto sul distretto, si sta parlando qualcosa di concreto. Sì. Adesso a livello proprio di fondi, Regione Piemonte in corsa, senza voler mandare in avanzo di amministrazione, ha dato i primi 25 distretti, noi eravamo subito nella prima tranche, poi hanno rifinanziato anche gli altri arrivando ai 76 totali, ha dato a ogni distretto 50.000 euro. Ovviamente i primi 25 hanno avuto l'urgenza di correre tra novembre e dicembre, quindi non si è potuto pensare a delle opere, ma si è potuto lavorare sull'acquisto di arredi, paline informative, panchine, cestini, che sono tutte necessità. Quindi un primo punto concreto che poi appunto con l'assessorato ai lavori pubblici abbiamo coordinato per l'abbellimento e il miglioramento comunque della fruizione del centro cittadino è già avvenuto. Fino a maggio Regione Piemonte finanzierà gli ulteriori 56 distretti e poi speriamo che ci aiuti con ulteriori finanziamenti. Oltre a quello, alcune schede di progetto prendono gambe un po' con invece i fondi del bilancio, ad esempio grandi eventi sportivi e promozione turistica li stiamo gestendo con questo boom del Giro d'Italia, anche questi erano una scheda di progetto. Tante lavorazioni erano già in capo in realtà all'assessorato dei lavori pubblici che ha dei tempi di maturazione degli appalti anche più lungo di quel che si creda, quindi ancora prima del giro. Lavoreremo sicuramente sull'abbellimento anche grazie ai commercianti che hanno un sacco di idee, quindi degli abbellimenti floreali, perché vogliamo insomma accogliere il giro con una città davvero in festa, quindi sì. Ecco, allora ci ricolleghiamo allo sport, ti faccio ancora 2 domandine sullo sport, perché abbiamo saputo da poco che si sta pensando a una rivalutazione dei campi in via Merlo, si sta pensando qualcosa anche per il polisportivo, a cui io e te siamo molto legati tra l'altro. Sì. C'è movimento, tra quanto potremo vedere qualcosa di concreto? Allora, anche qui avrei poi modo magari di approfondirlo con tutto il treno dei bandi del PNRR. Abbiamo in realtà presentato il rifacimento di tutte quelle che sono le nostre strutture sportive ai bandi PNRR. In realtà l'assessorato ai lavori pubblici ha, penso, conquistato tutti i bandi, ha cercato di mettere bandiera in tutti i bandi possibili e immaginabili, anche perché veramente c'è la possibilità di rinnovare il volto della città e di rinnovare delle strutture che, come dici tu, sono care a tutti noi, sono fondamentali, sono ad esempio il centro polisportivo, veramente un fiore all'occhiello, un punto di riferimento
veramente per tutto il territorio, non solo per Rivarolo. Quindi uno dei punti a cui cercheremo di arrivare sarà proprio quello del rifacimento del campo in sintetico e della pista di atletica. Facciamo tornare anche il salto con l'asta. Cerchiamo di rimettere in sesto comunque questa struttura, anche perché è giusto, è arrivato al tempo di rinnovo. Entro giugno aspettiamo i risultati, quindi cercheremo fino a giugno di tenere duro e di capire quali saranno i risultati del bando e di conseguenza dei bandi, perché poi ovviamente anche su altre strutture, dal rifacimento anche dei vecchi spogliatoi della piscina che potrebbero essere ritrasformati, eccetera. Quindi in realtà c'è molto movimento, l'assessorato dei lavori pubblici sta veramente tirando fuori tutte quelle che erano le nostre idee nel cassetto, il master plan del polisportivo, eccetera, il nuovo palazzetto. Si sta cercando di proporre tutto e vedere cosa riusciremo a. Alla fine questa pandemia ci ha reso un po' più forti alla fine. Almeno certo. Propositivi, esatto, vogliamo certo. Portarci a casa qualcosa. Invece volevo l'ultima domanda, parlando un po' magari di questioni un po' future. Sappiamo del McDonald's, abbiamo sentito anche interviste di minoranze, abbiamo parlato anche un po' della visione un po' nel futuro che hanno anche gli altri esponenti su Rivarolo, abbiamo parlato del gigante, del fatto che sia un po' obsoleto ormai, McDonald's appunto. Te come vedi Rivarolo tra 10-15 anni? Sperando che ci sei ancora tu, se no qualcun altro. Beh, in ogni caso, sarò sicuramente cittadina, esatto, di Rivarolo, quindi. Come te le immagini? Come, secondo te, in cosa si può migliorare? In cosa si può puntare? Sì, allora sicuramente il fatto che una realtà come quella di McDonald's si è interessata a Rivarolo, per me è già uno di quei segnali per cui Rivarolo non sta così male come ogni tanto ci diciamo, perché altrimenti non ci sarebbe quell'interesse. Vuol dire che la città è forte e può espandersi e può evolversi. La rivalutazione di quell'area che, per carità, può essere anche, a mio avviso, Non ho paura di dirlo, anche un tema delicato, perché comunque il McDonald's ha un certo impatto anche a livello etico, non tutti apprezzano poi quel tipo di realtà e quel tipo di forza, però bisogna dire che sicuramente potrebbe essere un traino incredibile per tutta l'ex area SALP e questo potrebbe davvero cambiare il volto della città. Per quel che riguarda il gigante, che sicuramente in questi mesi ha avuto un po' di difficoltà, devo dire che è una difficoltà che io per ora mi sento di imputare alla pandemia e del modo diverso che abbiamo adesso di affrontare anche il tema dell'acquisto. Adesso siamo più vicini alle realtà di vicinato, siamo più attenti al piccolo commercio, siamo più attenti ai presidi. Ma devo dire che la direzione del gigante è sempre molto propositiva e molto partecipativa alla vita della città. Anzi, ogni tanto ci chiama, ci contatta, partecipa, vuole sapere, vuole essere coinvolto, vuole essere anche punto di pubblicizzazione di quello che accade in centro. Perché comunque, quantomeno la parte di supermercato ha ancora una grandissima forza ed è comunque la realtà che ha portato su di noi a fermarsi diverse persone che poi magari prendono, partono, vanno verso Quarnier. Una volta ci si fermava lì per Coop, adesso ci si ferma ancora al gigante. Quindi sicuramente ci sarà bisogno di ripensarsi, ma è una realtà molto attiva che poi lavorerà su eventi, eccetera. Diamo il tempo di uscire dalle dinamiche della pandemia per vedere come può evolvere. Io però vedo una direzione molto propositiva e questo mi fa ben sperare che, insomma, si hanno ospitato anche il Guinness World Record, cioè sono stati comunque sempre proattivi nonostante le difficoltà, quindi questo mi fa pensare che la città abbia possibilità di sviluppo davvero in più poli, perché è vero, c'è questa grande differenza con questo commercio di vicinato al centro che sta crescendo molto anche grazie alla sensibilità che la pandemia ci ha sollecitato. No, perché questo è vero, ma anch'io personalmente, dato quando c'è stata la pandemia e tutto, faccio molta più attenzione sull'acquisto, ma anche solo per esempio la carne, la macelleria, magari non la compri più nei GDO, nelle grandi distribuzioni, ma vai a comprarla dal macellaio. C'è più attenzione, quello è vero. Ci siamo tutti preoccupati di perdere i nostri presidi. Esatto, che poi alla fine sono storici. Esatto. Sono parte della storia rivarolese. E, quindi abbiamo toccato tutti i punti, tutte le tematiche.
Grazie per questa intervista. Grazie a te, Cristian. È stato un piacere. Grazie mille. Se vuoi dare un ultimo saluto ai cittadini, vuoi dire qualcosa per il Giro d'Italia? Vi aspettiamo al Giro il 22 e a tutti gli eventi, sono tutti imperdibili. Grazie. Grazie a te.